Come un fulmine a ciel sereno, proprio quando tutti stanno pensando al Natale, arriva la decisione del governo di autorizzare la centrale e il gasdotto SNAM a Sulmona. Suona come una beffa a poche ore dall'approvazione della legge sul bimillenario ovidiano e la prima reazione del sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. A seguito della decisione governativa, il governo ignorando i pareri contrari delle istituzioni locali e regionali e la contrarietà dei cittadini, ha motivato la decisione invocando il preminente interesse strategico nazionale dell'opera. La decisione di Palazzo Chigi è stata definita dal primo cittadino sulmonese una cosa vergognosa fatta proprio a pochi giorni dallo scioglimento delle camere. Ci costituiremo al TAR, annuncia il presidente d'Alfonso, ribadendo la contrarietà di Regione Abruzzo al progetto, mentre la del Partito Democratico Stefania Pezzopane invoca un ripensamento da parte di Gentiloni. Pezzopane sottolinea anche come l'area individuata per l'impianto ricada in zona ad alto rischio sismico e che proprio dalla commissione Grandi Rischi essa viene considerata come un'area in cui potrebbero accadere eventi sismici di portata rilevante. Quello di ieri è stato il peggior regalo che il governo targato PD potesse fare al nostro territorio per le feste di Natale, tuona Antonio Menichelli, coordinatore di Forza Italia per la città di Sulmano. Mentre Augusto De Santis del Forum Abruzzese dell'Acqua parla di una sveltina prenatalizia del governo Gentiloni e del PD dei Petrolieri. Un gasdotto che, secondo De Santis, servirà solo al Nord Europa, trasformando l'Italia in servitù di passaggio.